Oggi è il giorno di Pasquetta. La Pasquetta porta molti cittadini ad andare verso le campagne e a festeggiare così in una giornata bellissima, a secondo poi le condizioni del tempo. Ma quello che mi interessa è praticamente il trasporto da luoghi urbani alla campagna. Introduco questo discorso in riferimento soprattutto, ora mi guardo un attimino, in riferimento soprattutto al video che ho visto che riguarda il decennale dell'IGP con il prodotto praticamente delle quattro tipologie di pomodoro che 10 anni fa appunto presero questo IGP, che praticamente riguarda un marchio di qualità riferito al territorio, che provengono da uno specifico territorio. Chiaramente questo marchio non è, questo marchio appunto volevo dire, ora mi fermo un attimo perché sennò non riesco a concentrarmi adeguatamente su quello che devo dire, e praticamente questo marchio diciamo riguarda, è un marchio comunitario, e sentivo gli amici Sebastiano Barone e Salvatore, praticamente che parlavano anche i due Salvatori, diciamo, l'ex direttore e Salvatore, vabbè ci siamo capiti, perché non so se il presidente della Coppa, insomma, parlavano e c'è stato un lapsus a un certo punto, se questo era un punto di inizio o se era, questo era un punto praticamente che dopo un inizio potesse poi portare, c'è stato un lapsus quasi freudiano, perché praticamente quello che sottintendeva la cosa, che sì, il marchio c'è stato, però le difficoltà sono enormi perché il marchio non è riuscito nel tempo, a parte le aziende più grosse che praticamente commercializzano per i patti loro, a diventare veramente qualcosa di popolare, nel senso che questo marchio non comprende tutta la produzione locale, di conseguenza diciamo che in qualche modo il marchio ha avuto un effetto limitato su quel territorio, e praticamente del marchio ne hanno, diciamo, perché c'è un grosso vantaggio in effetti, questo lo dobbiamo ammettere, che c'è un grosso vantaggio del mercato, avere il marchio dell'IGP è un qualcosa in più che conferisce ai quattro prodotti di cui abbiamo detto prima, che praticamente quella certificazione di qualità di provenienza di un determinato territorio. Volevo dire appunto che questo marchio, essendo di natura diciamo comunitaria, i nostri amici oggi si possono interrogare da dov'è praticamente una delle contraddizioni rilevanti che questo marchio e questa produzione, questa conduzione del marchio riferito solo alla difesa del prodotto con le guardie che sono state praticamente, mi pare che ci sono appunto questa tutela e questa salvaguardia praticamente rispetto a non so che cosa, perché così tanta la quantità di prodotti che vengono similarmente prodotti con le stesse caratteristiche del nostro prodotto, che il nostro prodotto praticamente si distingue semplicemente da una cosa, praticamente dal gusto, dal sapore. Ora, quello che volevo rilevare in un modo sostanzialmente forte è la contraddizione in cui per 10 anni il consorzio di tutela del pomodoro di Pachino praticamente si è concentrato contro la istituzione delle SIC, delle ZPS e anche delle riserve, che anch'esse provengono da una, come indicazione, diciamo, comunitaria.
Ora io mi chiedo come si può essere e vivere in una contraddizione di questo tipo senza avvertirla praticamente, dire ma se noi da una parte abbiamo il marchio che ci dice che questo prodotto proviene da un determinato territorio, perché dall'altro siamo contro alla valorizzazione di questo territorio? Perché guardate, la differenza sostanziale che possa esistere tra i prodotti è data dalla qualità e dal sapore. Se noi praticamente non conserviamo quegli equilibri ecologici, quegli equilibri territoriali che ci sono, praticamente viene meno il sapore, di conseguenza il prodotto di Pechino può essere anche prodotto in Cina perché il sapore viene meno. Questa è la questione. Per cui la contraddizione forte a cui i nostri amici devono riflettere, dovete riflettere su una questione importante, che legare il prodotto al territorio significa avere quella valorizzazione del territorio, per cui dovete cambiare praticamente, dovete cambiare posizione politica, cari amici. Anche perché ora ho sentito recentemente che il governo ha varato delle norme dove praticamente le associazioni e i produttori possono entrare proprio direttamente nella gestione delle aree di riserva, delle zone SIC, delle zone ZPS. Questa è un'informazione che io ho captato al volo così, però va approfondita, però la persona che ha citato questa legge è una persona molto, è una persona insomma che non dice balle, per cui, che poi ve lo dico anche chi è Fabio Moschella, che è il responsabile, mi pare, del prodotto del limone, che c'è un consorzio anche per il limone, insomma, da Fabio Moschella io su Facebook ho appreso questa notizia dove praticamente i produttori e le associazioni possono entrare a far parte della gestione delle aree e dei parchi. Per cui a questo punto si innesta un problema importante sulla salvaguardia del paesaggio, dove vi può vedere direttamente da fieri oppositori. Vedi, poi una forza di opporsi alla fine te lo danno anche, cioè il governo ha varato questa norma che consente appunto la cogestione da parte delle associazioni. Per cui io la butto lì con tutto il cuore, con tutto il bene che posso volere al mio territorio, alla mia gente, alle mie, diciamo, proiezioni fiorentine sul mio territorio di riferimento, che è il Pechino Promontorio, che guarda caso può essere comprensivo dell'area recintata o perimetrata dell'IGP, vi dico semplicemente di fare una seria riflessione in considerazione del fatto che praticamente l'ulteriore sviluppo, l'ulteriore vantaggio si articola in due elementi, secondo me. Da una parte il consorzio deve essere una struttura che abbia una politica che cerchi effettivamente di coinvolgere tutti i piccoli produttori, perché io vedo i consorzi della Val di Non, sono tanti piccoli produttori che riescono ad avere un marchio, lo pubblicizzano, insomma, però non una pubblicità come può essere quella con Pippo Baudo oppure queste cose a lunga scadenza, insomma, ci vogliono dei flash a livello di commercio, diciamo, di promozione. La cosa importante è la struttura che riguarda praticamente la commercializzazione, dove praticamente si deve trovare a livello di mercato, si devono trovare delle strade che riguardano un attimino la commercializzazione un pochettino di tutti, perché io quello che ho capito, il marchio rappresenta le ditte più importanti, però a livello di commercializzazione praticamente ognuno si cerca le sue strade. Ora, se ci fosse una pianificazione, perché praticamente che consentisse alla struttura di diventare anche un'agenzia di commercializzazione, nel senso di trovare i mercati, di impostare politiche sia con la grande distribuzione che con l'estero, eccetera, eccetera, da questo punto di vista il consorzio dovrebbe fare un salto, per cui i salti sono due: quello della commercializzazione, cioè oltre alla fase di tutela, deve avere il consorzio una proiezione che lo porti a creare delle strutture in grado di veicolare, in grado di proporre il nostro prodotto nei vari mercati. E quell'altro praticamente di invertire
di invertire praticamente le politiche territoriali, in quanto praticamente è legare fortemente la nuova commercializzazione, la commercializzazione con praticamente una tutela più vasta del territorio, e il territorio che è visto come elemento vincolante, cioè vincolante all'agricoltura, invece è di fatto un elemento che praticamente può dare alla nostra agricoltura, al promontore, al suo territorio, mantenendo le caratteristiche morfologiche più importanti praticamente sui livelli consolidati, che poi danno praticamente, e legare la commercializzazione al fattore territorio, sempre di più al territorio, in quanto esiste un bene comunitario che sono appunto le SIC e le ZPS, che possono dare uno spunto in più rispetto ad altre zone e altri prodotti, che praticamente, cioè legare questi due elementi, perché come ho scritto qualche anno fa nel 2003, il pachino è il pomodoro, che praticamente significa pomo d'oro, cioè un territorio d'oro, perché qualsiasi cosa viene piantata nel nostro territorio, viene coltivata nel nostro territorio, riesce a raggiungere delle eccellenze che un altro territorio non può competere, per cui la salvaguardia del territorio e la produzione locale come fattori integranti sono importanti per poter continuare quello sviluppo che praticamente ci consentirà, anche in forza di un'innovazione data dalla sperimentazione anche di nuovi prodotti, perché che sicuramente ho visto, prima c'è il ciliegino, no? Ora c'è quello oblungo, questa parte della sperimentazione è anche importante, ma quello che soprattutto noi dobbiamo salvaguardare a livello di istituzioni, a livello dei consorzi, è quello appunto della salvaguardia del territorio e l'accettazione piena delle ZPS nella nostra dimensione. Io con questo vi saluto, vi auguro buona Pasqua a tutti, e passando alla motocicletta, che praticamente è stato l'elemento che un pochettino, niente, questo è il mio intervento, accettatelo come un intervento di benefico, nel senso che io, se faccio questi interventi, perché praticamente vi voglio un bene enorme al territorio, prima di tutto, consentitemelo, al territorio, ma anche e soprattutto alle molte persone, e all'intera comunità, io voglio bene, insomma, io ho praticamente delle espressioni, diciamo, molto importanti verso la nostra gente, verso la mia gente, a cui sono fortemente legato e fortemente, diciamo, niente, sono fortemente legato e non riesco proprio a staccarmi, capito? Ora questo internet mi sono rovinato completamente. Comunque, a parte gli scherzi, prendete questo mio intervento come un intervento che cerca di dare un indirizzo a quelle che sono le problematiche che il consorzio deve affrontare nell'occasione. Vi auguro un buon lavoro e vi prego di tenere in considerazione, per quel minimo che possono valere, le mie considerazioni in merito a un ulteriore sviluppo del nostro territorio, della nostra produzione, per ridare quel benessere che si è goduto e continuare ad avere quel benessere, perché poi anche legare il territorio e il recupero del nostro territorio, anche da una parte, a parte la conservazione, il recupero, perché vedo anche la possibilità oggettiva che il nostro territorio si potrebbe essere una piccola Florida, no? Cioè, con tutte quelle migliaia di case abbandonate lungo le coste, insomma, potremmo creare, anche attraverso il consorzio, anche attraverso la gestione delle riserve, si potrebbe creare qualcosa di veramente interessante per dare veramente lavoro in zona, non solo nel periodo estivo, ma allungare le attività turistiche in un modo veramente come non si è mai fatto, perché si è sempre parlato del turismo, però poi il turismo in effetti non si è mai verificato nei termini in cui era stato proposto. Io vi ringrazio, vi saluto, chiudo, passo, vi abbraccio.